Ragazzi, benvenuti. Ci troviamo oggi in un altro video della serie Proviamolo Arcade Tycoon. Ringrazio gli sviluppatori per avermi dato una chiave di gioco per appunto provarlo. Siamo a pochi giorni dalla release della versione definitiva. Come vedete, è ancora un alfa, la 0.14, la 0.14.2, e a 14 di ottobre uscirà la versione definitiva, uscirà dall'early access, quindi uscirà la versione 1.0. Noi la proviamo prima che questa esca, così potete fare, diciamo, i vostri ragionamenti. Come al solito, questo è un video della serie, proviamolo, quindi è un video soltanto one shot. Sarete voi a decidere se questa diventerà una serie, diciamo, comunque con qualche video in più. Facendo ovviamente la stessa cosa di sempre, cliccate sul bottone mi piace e andate a visualizzare il video e condividerlo con i vostri amici, lasciate magari anche l'iscrizione se non l'avete ancora fatto. Ovviamente tutte queste cose, se rimarranno a un livello basso, semplicemente sarà un proviamolo come i tanti che abbiamo fatto, se no andremo avanti. Arcade Tycoon, beh, è abbastanza chiaro di cosa parli. Saremo noi che andremo a, diciamo, costruiremo la nostra sala giochi, la nostra sala arcade, quindi roba anni 80, anni 90, quindi la cosa mi ha sempre fatto molto piacere. Facciamo campagna. Tutorial, il tuo garage, affitto gratis, unità piccolo, posizione in un villaggio, economia buono, imposta 0% metro soleggiato. Vedete che ci sono un po' città rinnegata. A Bobo Street e strada di Starlight. Ah, vedo, ce ne sono un bel po'. Stazione steampunk. Guardate quanti livelli ci sono. Sono un sacco di livelli e soprattutto ci sono. E siamo appunto ancora in una non release, siamo ancora in early access. Noi andiamo al tuo garage. Tutto inizia qui. Inizia un nuovo gioco. Insert coin. Perfetto, è tutto in italiano come vedete tradotto, sono un botto di achievements sbloccati. Molto contento. Ok, benvenuti in sala giochi Tycoon, è giusto, Arcade Tycoon. Questo tutorial ti seguirà le basi. Cominciamo con gli spostamenti, tieni premuto il pulsante centrale del mouse, usi i tasti freccia, fantastico. Ora prova la rotellina, ok, un po' troppo sensibile per i miei gusti. Per gestire una sala giochi di successo devi avere l'essenziale. Senza di esso i tuoi clienti potrebbero arrabbiarsi e andare via. Gettonerie, cessi, cibo, bevande e naturalmente macchinari da sala giochi sono essenziali. Ok. Servizio utilità nel tuo HUD ha scritto. Sì, vabbè. Questo menu contiene tutti i macchinari. Ora seleziona la gettoniera che ovviamente servirà per far comprare i gettoni. Fantastico, scendi pure posizionare. I quadri rossi ti devono bloccare. Bloccata. Gli arancioni sono i punti di accesso. E i verdi indicano dove posizionare. Puoi ruotare col tasto destro. I punti di accesso non li vedo. Ma sti cazzi. La mettiamo qua. Dato che i tuoi ospiti hanno un luogo dove acquistare i gettoni, ma hanno anche bisogno di un luogo dove spenderli. Attrazioni HUD, sì. Attrazioni. Ah, guardate quanti ce ne sono. Belle, belle. In questo momento c'è solo la categoria retro. Seleziona la macchina dall'elenco e mettila nella tua sala giochi. Bestia o Cremisi? Bestia. Il migliore dei gatti. Vabbè. La piazziamo qui. Perfetto, permettere ai clienti di usare le macchine devono essere accese. Clicca con sinistra per aprire l'interfaccia. Questo pannello mostra i dettagli, qui puoi gestire le impostazioni, puoi anche aggiornare la qualità. Però accendiamo che su interruttore d'alimentazione, quindi off, diventa on. Tutti i macchinari hanno termini di durata diversi che diminuiscono con l'uso, i macchinari di stessa qualità calano molto in fretta. Una macchina si romperà ed esploderà. Che possiamo evitare che esploda? Possono essere riparate chiamando uno specialista. Pulsante sinistro e riparazione specializzata, che in questo caso non vedo, che sarà magari qua. Ti verrà debitata una commissione in base al valore. Quando le macchine esplodono, a volte possono fulminare i tuoi clienti. Questo è un male. Chiaramente. La corrente è una delle risorse più preziose. È mostrata da due numeri all'interno della power bar sulla hotbar, che è questa qui, ok?
Il numero in alto è la corrente restante, il numero in basso mostra la corrente magica, 830 restante su 1000. Clicca sulla barra della corrente per aprire la finestra. L'audio non è... Ho capito che è tutto arcade-ish, però non è proprio il massimo. Questa finestra ti permette di acquistare più corrente per le macchine della tua sala giochi. I pulsanti più e meno alzano e abbassano la corrente, il pulsante acquista serve per comprarla. Prosegui e acquista ancora 250 kWh. Ok, magnifico. Assicurati di mantenere costante la corrente perché esaurita o accendere troppe macchine se non ne hai abbastanza può provocare un guasto. Possono esplodere, ma qua esplode tutto in questo gameplay, va bene. Invece di chiamare uno specialista, puoi assumere un tecnico e altri membri dello staff dalla finestra del personale per farli lavorare con una busta paga. Le quattro tipologie di staff sono tecnico, addetto alle pulizie, sicurezza e animatori, ognuno ha le sue abilità. Vai nella finestra personale su tuo HUD, seleziona un tecnico da assumere. Che ne ho qua. Tecnico, prendo quello più cheap possibile, mi interessa, sì. Iron Man, minor consumo di resistenza, guadagna più XP. Velocità, resistenza, vai, insomma. Stonato, professionista di serpenti, quello preferito è Barbary. Lo piazziamo qua. Fantastico, clicca con destro sul tecnico per aprire il panno dei dettagli, se sta fermo. Da qui puoi visualizzare tutti gli stati, vantaggi e necessità anche. Ah, bene, sì. C'è proprio la cacca proprio. Stipendi e il loro livello di esperienza. Per assicurarti che il tuo staff lavori in condizioni ottimali, devi fornirgli almeno una stanza del personale. Senza uno, il tuo staff potrebbe decidere di lasciare ed andare. Ok. Apri la finestra servizio utilità, e con la stanza del servizio utilità. Stanza dello staff. Ah, proprio, cioè, entrano dentro e si... Ok. La mettiamo qua. Fantastico, puoi accedere alla stanza dello staff personale, i tuoi membri guadagnano esperienza. Alla fine il tuo staff guadagnerà un punto promozione che potrai spendere in un vantaggio. Ok. Puoi anche visualizzare le informazioni sui clienti. Prima apri la sala giochi sul segnale rosso aperto, se non l'hai già fatto, e clicca col destro su un cliente. Aperto, signori. Ah, beh, dobbiamo accendere la gettoniera. Mi viene difficile pensare che con una gettoniera spenta la gente possa entrare. Ok. Clicca col destro. Un richiedente ha bisogno di quattro parametri. Siete, toilette, fame e felicità. Ok, va bene. Siete anche, ok. Allora, assicurati che i clienti possano accedere a WC, a cibo, bevande, utility e diverse sale giochi dovrebbero permettere ai clienti di soddisfare. Ok, devo comprare i servizi. Ok, allora, drink. Mettiamo una soda machine. Ne mettiamo qua di fianco. Poi mettiamo, dobbiamo mettere il cesso. Toilette minuscola. No, però è troppo grande la toilette minuscola, non mi piace. Ah, si può mettere anche in pausa. Interessante. Gli mettiamo la toilette davanti al coso delle bevande. E un disputore di cibo. Di fianco, così uno beve, beve, mangia e va a cagare. Fantastico, una volta apparendo nei dettagli, il cliente può vedere i contanti che i tuoi clienti hanno. Ah. Ah, qua. Soldi spesi, sono contanti in tasca. Ah, già speso 50 dollari, bravo, bravo, bravo. E i pensieri dei clienti, questo è il cosa vogliono. Quando i clienti sono felici, contribuiscono alla valutazione della tua sala giochi. Ok. Il punteggio della tua sala giochi è già complessivo. È sia complessivo che una ripartizione di ogni suo aspetto. Apri clienti. Vai. Qui puoi vedere in quale area va bene che la tua sala giochi, in quale dovresti migliorare. Clicca col pulsante sinistro su ogni categoria per vedere... A destra. Ah no, ci passo sopra. Ah, che fate successivo. Una delle cose importanti che influenzano la tua valutazione della tua sala giochi sono i rifiuti. Più rifiuti sono vicini alla tua sala giochi, più basso sarà il punteggio di pulizia. Chiaro. Puoi posizionare i cestini per invitare i clienti lasciando nella spazzatura. Se non addetto alle pulizie, pulisci manualmente la spazzatura dando al raccoglitore. Lala. Ora mostra, questo mostra i valori d'appeal di ogni tessera della tua sala giochi. Mamma mia, le tessere rosse indicano valori negativi. Che cosa adesso per avere... No. Indica... Puoi anche vedere le categorie che compongono ogni valore. Clicca col destro
Per disabilitarlo, ok, giusto. Alcuni strumenti meno sono bloccati dietro la finestra, ricerca e sbloccabili. Ah, c'è pure la ricerca. Mamma mia, quanta roba. Da qui puoi spendere stelle per sbloccare i vantaggi. Per ora l'aggiornamento macchine per legno è gratis. Macchine per legno? Boh. Le stelle sono una risorsa, alla visualizzate in basso a destra. Queste. Nello schermo HD. Ok, puoi accedere a una parte delle tue finanze dal menu finanze sul tuo HD. Possiedi per aprirlo ora. Menu finanze. Tutorial un po' più complessivo. Da qui puoi vedere una ripartizione dettagliata delle entrate e delle uscite. Puoi anche scegliere di ottenere un prestito in uno degli schemi disponibili. Ah, ok. Continuiamo con gli obiettivi. Ogni livello ha obiettivi. Che sono gli obiettivi sul tuo HD? Ok, congratulazioni. Selezione di 1000. Ok. Qui, completando bronzo, puoi sbloccare il livello successivo. Argento, la sottocategoria salvati e l'oro ti assegnerà un premio in denaro. Le difficoltà possono essere modificate nelle impostazioni. E queste sono le basi, il resto dipende da te. Mantieni felici e soddisfatti i tuoi clienti. Buona fortuna. Quindi il nome per la sala giochi. Old Games Italia. No, questo è il nome di un canale. Scusate. Non ricordo il nome. Vabbè, si chiama Wonder Games, una roba a caso. Accetta, accetta. La Wonder Games è aperta, signori. Clicca per aprire la selezione del contratto. Sopravvive uno sciopero del personale. Ah! Mantieni la felicità sopra il 75%. Spendi 100.000, assumi 9 tecnici, licenze. Qui, che cazzo è sta roba? Obiettivi. Decora pareti e pavimenti. Allora, saldi in banca di 10.000 ce l'avevamo. Costruisci tre sale giochi. A questo punto andrei a costruire attrazioni. Che almeno ce le abbiamo un po' tutte. Questi stanno a guardare. No, dovrei mettere un tizio del personale che mi pulisca. Ricerca completata. Nuova moda per due. I clienti iniziano a seguire una nuova tendenza. Ah, c'è anche la tendenza. Che non è questa, però. Vabbè. Va bene. Allora, metterei un personale delle pulizie. Ah, è un robottino. Ma che bello. Che figata. Ah, deve fare la cacca anche il robottino? Ok. Questi qua, questi gentleman, cosa ci fanno qua? Ok. 123, ne hanno già spesi 150, ma cazzo. Ok. Ah, devo accenderla, che coglione, vero? Scusate. Un po' inutile. Lo ripara. Ah, che pure questo non abbiamo mai acceso. Questo, il distributore di cibo funziona da solo. E dovrei mettere anche dei cestini, magari. Mi diceva. Utilità. Gettoniera piccola, stazione di premi. Cestino economico. Uno qui e ne metterei un altro perché la pill mi sembra che si vedeva di qua, sì. Esatto, ne metterei un altro. Così posso, se rimane fuori è comodo. Esatto. No, non è rimasto fuori. Ok. Allora, decora parenti e pavimento. Allora, le pareti le farei gialle io. Sinceramente. E il pavimento lo farei così. Bronzo. Abbiamo sbloccato il prossimo livello. Però noi non ci accontentiamo di un bronzo, vero ragazzi? Veramente un pugno nell'occhio. Costruisci tre sale giochi. Siamo alla terza allora. Un altro bestia mettiamo. Ragazzi, abbiamo sbloccato gli obiettivi di questo livello. Abbiamo anche l'oro. Ok, seleziona mappa. Vuoi salvare? Salva e esci. Nuovo risparmio. Ah, perché new save. Ok, Wonder Games 1. Ragazzi, se volete vedere come va a finire la Wonder Games, nuova sala giochi, qua dovete smashare di like il video. Io probabilmente andrò, magari faccio un altro save e gioco per i cavoli miei, perché classico Tycoon Games. Tycoon Games fatto in pixel art apposta per richiamare appunto il
gli arcade di una volta, che erano tutti così, ragazzi. Si giocava così ed erano bellissimi. Voi fatevi sotto se lo volete vedere. Io vi ringrazio e al prossimo proviamolo. Vediamo quali altre chiavi ci verranno mostrate o semplicemente cosa vi vorrò portare io. Alla prossima, un bacione. Ciao ragazzi.